Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi sto filmando eccezionalmente nella mia cabina armadio, che è una richiesta che mi ha fatto una di voi e ho pensato che fosse molto carina come cosa. Quindi oggi voglio filmare qui nella mia cabina armadio, anche se la luce è quello che è, ragazzi, perché sto usando la luce naturale che mi arriva dalla finestra. Quindi, mia family, oggi devo fare questo video che ogni tanto faccio, come sapete. Vi faccio spesso i video sui miei acquisti pazzi. E visto che si tratta di cose anche molto costose, se riesco ad aiutare qualcuno ad evitare sbagli a qualcun altro, penso che possa essere utile. Quindi iniziamo subito con una nuova carrellata, perché ho tantissime cose super costose di cui mi sono pentita nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo. Quindi iniziamo da questo bracciale Hermès. Tutti conosciamo Hermès, brand super lusso, super costoso, e ovviamente anche i bracciali sono molto costosi. Questo, oddio, non mi ricordo il nome, so che ci sono due versioni, c'è questa che è un pochino più spessa e poi c'è una che è un pochino più sottile. Io ce l'ho in diverse colorazioni, ne ho 4 e oggi sto indossando quello bianco, ma voglio parlarvi di questo in particolare, di quello nero. Non lo so, non so come mai, ma penso che alcuni di questi bracciali siano onestamente difettosi, perché se su 4, 3 si chiudono perfettamente e non ho nessun tipo di problema con loro, con questo invece ho non pochi problemi, perché ho rischiato di perderlo e per fortuna mi sono resa conto, ma l'avevo già perso, si era già sfilato, perché questa chiusura, ragazzi, non tiene niente, è completamente difettosa. Penso che portandolo al negozio Hermès, adesso che abito qui ad Amsterdam ho il negozio vicino, quindi posso andare da Hermès, penso che da Hermès me lo riparino, ma se non sbaglio gratuitamente, ma se non sbaglio, almeno questo è il servizio che offre Chanel, penso che anche Hermès, da Hermès sia così, però te lo mandano nella sede a Parigi e quindi devi aspettare un sacco di tempo che ti arrivi prima che te lo riparino, eccetera. E appunto questa chiusura è completamente difettosa, si chiude ma si apre da solo, quindi io mi ritrovo ogni tanto quando sono in giro ad avere il bracciale così, mi rendo conto che è aperto e appunto già mi era caduto, quindi devo stare molto 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 attenta e non capisco come un bracciale con questo prezzo possa avere questo tipo di problema, perché forse riuscite anche a capirlo, non ha nessun tipo di, cioè è talmente liscia l'apertura e che si apre da solo, e quindi è stata una grossa grossa delusione. Appunto, su 4 solo questo ha questo problema, quindi non penso sia un problema di tutti i bracciali Hermès di questa linea, ma sicuramente alcuni ce l'hanno, ed è abbastanza assurda come cosa per quello che penso io. Poi altra cosa voglio farvi vedere, questo è un piumino di Moncler, conoscerete sicuramente Moncler, è un marchio molto molto conosciuto e vende appunto cose invernali, da sci, abbigliamento, eccetera. Allora, questo piumino l'ho pagato tantissimo, non mi ricordo esattamente, ma vi metterò comunque i prezzi. Non so mai se mettervi i prezzi, non mettervi i prezzi in questa tipologia di video, perché ho tanta gente che mi dice mettili Nicole, e poi c'è una piccola percentuale di gente che mi dice non metterli assolutamente, quindi per me è molto difficile capire che cosa devo fare. Comunque appunto vi metterò i prezzi, così potete farvi un'idea di quello che ho speso, di quello che costano le cose che vi faccio vedere. Comunque sì, questo è un piumino di Moncler, ragazzi. Allora, numero uno, no, allora non ho preso, ed ero cosciente di ciò, non ho preso uno dei piumini più caldi, ok? Quindi questo è un piumino leggero, però numero uno non tiene neanche il freddo sopra lo zero, perché con 5-6 gradi con questo ho freddo e non dovrei avere freddo con un piumino Moncler, anche se non è fatto per meno 20 come temperature, però non dovrei avere freddo, quindi mi ritrovo sempre ad utilizzarlo con qualche altra cosa sopra. Numero uno, ma numero due, che secondo me è ancora più grave, è il fatto che sta proprio proprio male addosso. Cioè, posso anche cercare di farvi capire, non so se si riuscirà a vedere in videocamera o se l'avete visto su Instagram in qualche mia foto, comunque se ce l'ho aperto è anche abbastanza fattibile, ovviamente io rigorosamente pigiama sotto, ragazzi, pantaloni della tuta quando filmo, su tutta elegante, giù pigiama, pantaloni della tuta, e visto che vi faccio vedere anche i calzettoni invernali, proprio senza vergogna. Comunque vi stavo facendo vedere appunto che aperto non è poi così male, no? È carino. Una volta che lo chiudi, forse riuscite a rendervi conto, una volta che lo chiudi ha questa orribile forma a campana, ok? Che io veramente non riesco a sopportare, mi sta male,
perché io ho questa parte del corpo appunto un pochino più curvy e quindi se sui fianchi mi fa questo effetto così non mi piace per niente. Quindi una soluzione che ho escogitato per poter portare questo piumino è quella di metterci una cintura bella larga in vita, perché è l'unico modo che io possa indossare questo piumino senza sembrare tipo l'omino Michelin, ok? Non sta bene se non ci metto una cintura, e con la cintura è comunque un pochino scomodo perché per fare una forma carina devo metterla abbastanza stretta, quindi ragazzi decisamente non le consiglierei. Poi, di queste ho ancora la scatola perché è stato uno dei miei acquisti più recenti, ve la faccio anche vedere, l'avete già vista in un vlog. Eccola qua, Bottega Veneta, questi sono appunto gli stivaletti super super famosi di Bottega Veneta che hanno tutte le influencer, me compresa eccetera, solo che io vi dico la verità, cioè che su di me sono le scarpe più scomode che io abbia mai provato in vita mia, le ho messe per una giornata intera e mi hanno fatto una vescica e un taglio, non so come sia possibile, ma mi hanno tagliato cioè ho un graffio, ok, sopra la vescica ho anche un graffio, non so come sia possibile, ma sono scomodissime e sono appunto questi stivaletti, ve li faccio vedere bene, hanno la suola in gomma, sono in pelle e io li ho comprati perché abitando nei Paesi Bassi, abitando in Olanda, qui piove molto e quindi ho pensato wow, sono fantastici per la pioggia, posso, cioè sono comoda se devo andare in bici, devo camminare con la pioggia eccetera eccetera, o con la neve, sono perfetti, il che è vero, cioè come materiale, come qualità sono sicuramente ottimi, appunto li ho utilizzati tutti la giornata e effettivamente pioveva e i piedi erano asciutti. Il problema di questi stivali è che sono tremendamente scomodi per chi ha la caviglia larga, ok? Io ho delle caviglie grosse, non ci posso fare nulla, anche se dimagrisco tantissimo e divento una sottiletta, le mie caviglie sono sempre più grosse di quelle di tante altre ragazze, ok? Con il tempo ho imparato ad accettarla questa cosa. Ma il problema con questi stivali è che, allora, io preciso, li ho presi su internet ed ho preso il 40, che poi è venuto fuori che è il mio numero esatto, perché, anzi in realtà mi stanno un pochino grandi se vi devo dire la verità, perché la punta, cioè qui in punta mi avanza un po' praticamente di spazio, cioè avrei potuto prendere anche un numero più piccolo per quanto riguarda la lunghezza del piede. Il problema di questi stivali è appunto la caviglia, perché qui sono strettissimi e fanno tanto tanto male quando cammino, specialmente sulla parte sinistra, non so perché, sulla parte destra sono ancora fattibili, sul piede, il piede sinistro ho dovuto mettere il cerottino a fine giornata, quelli Compid, perché la vescica si era completamente aperta ed è anche bella grande e mi fa ancora male, quindi, e poi è difficilissimo metterli, è difficilissimo toglierli, io vorrei capire cioè le influencer che usano questi boots, ok, questi stivali, ma ne parlano di questo, perché cioè sono, tutti dicono che sono comodissimi, ma ragazzi non lo sono per niente, sono un incubo sia da mettersi che da togliersi, proprio perché sono assolutamente troppo stretti qui e quindi non riesco né a metterli né a toglierli, cioè io lo so che ho la caviglia e il polpaccio grosso, è una cosa di famiglia, di costituzione così, però cioè questi sono un incubo, ok? Mi ritrovo a non volerli mettere perché mi devo mettere il cerottino Compid, poi so che ci metto un'ora a metterli, a toglierli e alla fine finisco per mettere altre scarpe. Purtroppo questa è stata la mia esperienza con la mia prima ed unica cosa di Bottega Veneta, quindi voglio fare qualche altro acquisto di questo brand che sicuramente mi farà ricredere, perché so che è un brand meraviglioso, però questi sono decisamente decisamente un no per quanto mi riguarda. E poi arriviamo a lui, al mio trolley Louis Vuitton, eccolo qua, ed è il modello nuovo, la versione nuova che è uscita l'anno scorso, un paio di anni fa, ed è appunto la versione più grande, cioè la versione più grande però che si può portare ancora come bagaglio a mano sull'aereo, e questo è molto comodo, vi devo dire, perché ha queste quattro rotelline con il manico e
praticamente cammina da solo, è fantastico per quanto riguarda questo, ok? In realtà questo lo devo bocciare per motivi personali, non perché è una cosa che io sconsiglierei. Cerco di mettermi un po' più sulla luce, così non sono al buio, perché qui ragazzi fa buio molto molto presto in inverno. Comunque, appunto, questo è molto utile, è molto pratico e a me piace tanto, cioè mi piace tantissimo, è comodissimo, lo adoro. Il problema? Perché ho sbagliato a comprarlo? Perché non è stato un buon acquisto? Perché quando sono da sola ho paura ad andarci in giro. Dopo che alla stazione di Milano, tra l'altro non ero da sola, ma in stazione a Milano sono stata inseguita da delle persone che mi additavano, e era una situazione molto brutta, che poi cioè, hanno abbandonato soltanto quando siamo arrivate ai binari, ok? Quindi è stata una situazione, penso di avervene parlato. Da quel momento in poi io ho paura ad usarlo quando viaggio, a meno che io non sia accompagnata da un ragazzo, io ho paura, non mi sento sicura e preferisco viaggiare con la Samsonite nera, che è X, non è niente di particolare e non grida ai 420 sono di Louis Vuitton, perché questo con il monogram grida a chilometri di distanza: ehi ehi ehi, sono qui, ho la valigia Louis Vuitton. Quindi l'avevo presa in realtà, proprio non volevo mai imbarcarla sull'aereo, quindi l'ho presa comunque con l'idea di averla sempre accanto eccetera, quindi è così, ho sempre fatto. Però non lo so, specialmente quando viaggio in treno, in aereo, negli aeroporti non tantissimo, ma quando viaggio in treno io ho paura ad andare in giro con questo. Purtroppo vorrei vivere in un mondo in cui una ragazza non ha paura ad andarsene in giro da sola con cose di valore o la sera, la notte, ma purtroppo non viviamo in un mondo così, e io mi ritrovo, nonostante io la adori, la amo, mi ritrovo a non usarla tanto per questo motivo qua, e quindi non è stato un buon acquisto se penso all'investimento che ci ho fatto. Poi ragazzi, di questo vi avevo accennato l'anno scorso, ma non avevo inserito questo cappotto in un video del genere. Allora, questo è un teddy coat blu, di questo bellissimo blu metallizzato che io adoro, ok? È molto molto bello come colore e mi tiene anche caldo perché è molto pesante. Allora, però questo cappotto ha una storia. Io l'ho trovato su un sito, ragazzi, che era pubblicizzato, se non sbaglio c'era la pubblicità su Instagram, e visto che cercavo un teddy coat blu così bellissimo mi sono detta: ok, prendiamolo. Il problema è che aveva un costo molto 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 alto e c'era scritto sotto che è fatto di cammello. Io ho l'altro cappotto teddy coat marrone che ho preso da Max Mara, appunto in cammello, ed è una, cioè ti tiene molto molto caldo ma è leggero, quindi sono fantastici e tosano semplicemente i cammelli, ci tengo a precisare, non indosso pellicce, cioè li tosano e praticamente usano la lana come un po' per le pecore per fare i cappotti, ok? Mi sono informata su questo e quindi mi sono detta: ok, per il prezzo che ha comunque per essere in cammello non è niente male come cosa, quindi lo prendo. Ho visto le recensioni, erano tutte positive, scusatemi se continuo a toccarmi i capelli, il problema è che mi vedo lì nel monitor e quindi cerco di sistemarli, e quindi mi sono detta: lo acquisto, lo prendo. Mi è arrivato e, confrontando il materiale con l'altro teddy coat di Max Mara, che è effettivamente cammello, mi sembra diverso, non mi sembra cammello, non mi sembra quello, il materiale che loro dichiarano, ok? E quindi cosa ho fatto? Sono andata a cercare l'etichetta all'interno per vedere di cosa fosse fatto. Dovrebbe essere fatto fuori in cammello e all'interno in seta. Sono sicura che questa non è seta, questo poco ma sicuro. Se avevo il dubbio sull'esterno, sul cammello, sono sicura che l'interno non sia seta. E quindi vado, controllo, guardo e mi rendo conto che non ci sono etichette, non c'è nulla. E quindi dico: ma che strano, io ho sempre visto le etichette con la composizione dei capi che acquisto, come mai? Cioè, com'è possibile che questo non ce l'abbia? E sono andata ad informarmi per capire se effettivamente si possono vendere capi senza la composizione, e mi sono resa conto che per legge nell'Unione Europea, ma non solo, non si può vendere capi senza l'etichetta, che senza la composizione, di che cosa sono fatti, deve esserci per legge. Quindi io ho contattato questo marchio e gli ho detto: ragazzi, scusatemi, ma cioè, sul mio cappotto non c'è l'etichetta, non c'è la composizione. E loro mi hanno risposto in un modo così sketchy,
così strano, non sanno ovviamente che io sono un influencer, che ho un canale YouTube, assolutamente, io ho scritto da normalissima consumatrice, ok? Altrimenti non penso che mi avrebbero risposto così. Mi hanno scritto: ah, grazie per la precisazione, per il consiglio, terremo in considerazione per i prossimi capi magari di mettere l'etichetta. Io ho pensato, ma cioè, come terremo in considerazione, prenderemo in considerazione, cioè dovete farlo per legge, non è che avete scelta. E quindi non mi è piaciuta questa risposta. Ho capito che molto probabilmente questo cappotto non è fatto di cammello, sarà poliestere, un mix, lana normale, non lo so. Tiene caldo però, quindi continuo ad utilizzarlo, però sicuramente non vale quello che io ci ho speso ed è stata una grossa fregatura. Il problema è che io non posso menzionarvi questo sito, questo brand, perché mi beccherei 76 denunce, quindi quello che posso dirvi è: ragazzi, state attenti, specialmente alle pubblicità di Instagram, perché molto spesso, non sempre, cioè ci sono anche assolutamente brand molto seri che si pubblicizzano su Instagram, ma ci sono anche questi, quindi attenzione. E poi arriviamo all'ultima cosa di oggi, che è lei. Allora, premessa, ci ho pensato molto se inserire questa borsa Chanel in questo video oppure no. Questa è la mia Chanellina in cammello, penso, comunque in lana, ed è, non mi ricordo, ed è appunto questa Chanellina rosa davanti, beige ai lati e grigia sul flap, appunto anche dietro c'è la tasca e la catena è di questo bellissimo rosa pastello. Allora ragazzi, io mi sono un po' pentita di aver comprato questa borsa per due motivi che però non sono, cioè per un motivo che non dipende assolutamente da me. Allora, numero uno, io ho comprato questa borsa convinta di poterla utilizzare l'anno scorso e poi è arrivato il Covid e non sono più praticamente uscita di casa da metà febbraio e quindi praticamente non ho avuto tanto occasione di utilizzarla, il che mi è dispiaciuto non poco, perché a me piace tantissimo questa borsa. Il fatto è che, essendo borsa stagionale, quindi sono borse che non vengono riproposte ogni anno, ok? Non è una classica, speravo di indossarla tanto nella stagione nella quale è uscita, numero uno. Numero due, e devo sempre stare attenta io alle borse che compro, perché molto spesso mi innamoro di queste collezioni stagionali, ma come vi ho detto spesso, è molto meglio acquistare le borse Chanel o comunque di questi brand che tengono, anzi, il prezzo non solo, ma aumentano nel tempo, quindi sono un vero e proprio investimento. Ci sono borse che io ho acquistato anni e anni fa che adesso hanno raddoppiato, se non di più, il prezzo, quindi potrei rivenderle per il doppio di quanto le ho acquistate. Questa però non è tra quelle, perché è una borsa, cioè succede a volte con le stagionali, se c'è tantissima richiesta, sono tutte sold out, ovviamente si può, non che io voglia venderla, è solo un discorso di investimenti, ok? Si può chiedere anche di più, però in linea generale le borse stagionali perdono il loro valore molto molto in fretta. Le Chanel lo tengono bene, ma in ogni caso è sempre meglio comprare borse classiche, modelli classici, piuttosto che modelli stagionali, perché appunto sono molto belle da, cioè, se vi piacciono ovviamente, sono molto belle da indossare, eccetera, alcuni modelli sono spettacolari, però a lungo andare perdono il valore e poi passano di moda e magari ti ritrovi a non indossarle. Non è il mio caso, perché se una cosa mi piace io la metto comunque, però per il fatto che l'anno scorso è uscita, io volevo sfoggiarla, invece mi sono ritrovata a non poterla utilizzare, e in più appunto adesso è una borsa stagionale, quindi se mai io volessi rivenderla non ci guadagnerò sicuramente su, uguale sì, ma non andrò a guadagnarci come magari faccio con le altre Chanel. Quando mi stufo di una, la vendo, vado sempre a guadagnarci su, invece con questa non sarà possibile. Non ho nessuna intenzione di venderla in realtà, perché mi piace tantissimo, però appunto come investimento ci tenevo a darvi questo consiglio. Se volete acquistare una borsa del genere, una Chanel eccetera, fate attenzione che sia una borsa della linea permanente, che ci sarà sempre nel tempo, perché quelle sono quelle che resistono di più al, cioè che aumentano nel tempo, ok?
Questa purtroppo non è così. In ogni caso mi piace tantissimo, cioè continua ad essere una delle mie borse preferite, però anche per il fatto che è una borsa stagionale, quindi decisamente invernale, tutta pelusciosa e calda e morbida, ovviamente non l'ho indossata per tutta poi l'estate in cui sarei potuta, cioè in cui sono uscita. Quindi è un po' un ni questa, però non volevo proprio inserirla in questo video. È un po', appunto, un po' ci sta in questo video, un pochino no, perché le voglio troppo bene per dire che ho buttato i soldi quando l'ho comprata, le voglio troppo bene, quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto questo background un po' diverso, anche se appunto l'illuminazione ormai è quello che è, quindi mia family, io vi mando un bacio grandissimo. Voi vedrete questo video perché siete sempre nel futuro, perché oggi è giovedì, ma voi lo vedrete venerdì, quindi questo significa che noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntuali, mi raccomando, alle 17:30. Vi auguro un buon weekend, come al solito vi do un abbraccio fortissimo che in questo periodo serve più che mai. Venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto lunedì 17:30. Ciao.